arida schiena del formidabile monte sterminato Viseva, la qual null'altro allego arbor né fiore. Crespi, solitari intorno spargi, odorata ginestra, intorno contenta dei deserti. Ancor ti vedi, dei tuoi steli abbelir, l'erme contrade che cingono la città, la quale fu donna dei mortali un tempo e del perduto impero, perché col grave taciturno aspetto facciam fede e ricordo al passeggero, signori, neve sul Vesuvio!
il Vesuvio di Mimmo Cucillo. Eccolo qua. Rosso come la lava, nero come la pietra lavica. Mimmo Cucillo. La bellezza salverà il mondo, Mimmo. Vogliamo dire e chiamare sulla pedana tutti gli altri che ti hanno accompagnato stasera. Michela Sciallo per il trucco, Enzo D'Alessandro per i capelli. Dico giusto un ringraziamento. Grazie al priore del convento di Madonna dell'Arco che ha aperto le porte di casa sua, grazie. Mimmo, vogliamo portarci un po' più in là, portiamo anche tutte le ragazze, vogliamo dire tutti i nomi delle ragazze? No, come... Federica, Chiara, Marica, Valentina, Francesca, Erika, Michela, Anna, Tatiana. Assieme anche quelli che sono seduti lì, anche quegli altri che sono seduti lì e anche da quest'altra parte, se cortesemente possiamo andare un attimo di là, perché il priore ha voluto in qualche modo far rivolgere obtorto collo, come dicevano i latini, lo sguardo al cielo, perché la bellezza è fatta di cose terrene ma soprattutto di cose del cielo, quindi è importante, e nel cielo vedremo delle cose nella notte del 15 settembre. Venite con me, Mimmo Cucillo, tutti quanti, è il priore che deve dare il via a questa cosa. Dopo continueremo con la musica della Recanova, per chi resta e degusta tutto quello che... Sindaco Michele Piccolo, Gaetano Coppola, ecco, siamo con il pubblico, non so se devi dare un comando. Nessun comando. Ok, loro già sanno, ecco che si spostano, andiamo tutti nel cielo ed osserviamo quello che accade. Con tutte le ragazze di Mimmo Cucillo, gli abiti, le emozioni che abbiamo provato in questi giorni, i dibattiti, i percorsi di luce, di preghiere e di bellezza.